CEO di Yammo 2003, noi siamo una società di comunicazione specializzata in branded content e entertainment per il mercato italiano e internazionale. Sono Simona, General Manager del Baia Bianca Suite, il nuovo resort dell'Isola d'Elba che offre servizi esclusivi per soggiorni tailor made. Sono Marco Schifano, direttore creativo di Aptica. Aptica è una giovane agenzia creativa che si pone l'obiettivo di posizionarsi in un ambito molto tecnologico. Sono Roberto Ricci, 30 anni di gioielli, ne ho 60. Sono contentissima di incontrare Giorgio e sentire un po' quello che vorrà fare. Ciao Lorenzo, piacere di conoscerti. Ciao Mario, piacere per me conoscerti. Come è andata a Tel Aviv? Come ti sei trovato? È stata una bella esperienza, una città tutta di stare a scoprire. Senti, so che sei appena tornata a Tel Aviv, una figata. Non avrei mai detto, ma se avessi a New York pensavo che non ce ne sarebbero state di pari, invece è ancora meglio. Super Giorgia, allora? Buongiorno, piacere di conoscerti. Sono andato a sbirciare, c'hai 111.000 followers, adesso ne hai uno in più, ti seguo anch'io. Tel Aviv è stata una città stupenda, una scoperta fantastica, mi ha fatto capire quanto l'anima vibrante della città sia fondamentale per raccontare un'azienda o un brand come quello dell'hotel. Cosa c'hai in mente? Allora, la mia idea era quella di creare una linea di gioielli madre e figlia, perché un po' tutti vorremmo avere un gioiello con la nostra mamma. Diciamo, il progetto sul quale stai lavorando, obiettivo 2020, quindi fare una web series o un programma televisivo sulla Romagna e successivamente sull'Emilia, ma come te lo immagini? Ci hai già fatto qualche pensata, qualche ragionata? Ma sono anni che me lo penso. E perché quindi l'avrai pensato benissimo, immagino, Ma innanzitutto molto autentico, cioè molto, perché qua comunque ci sono, come in tutti i posti, personaggi che sono, cioè ormai in via d'estinzione, dico io, fra un po' non ci saranno più. Ma è stato molto territoriale, molto genuina, molto autentica e però allo stesso tempo giovane, nel senso che temporaneo, rivolto ai backpacker, diciamo, a quelli che girano con lo zaino e a un turista che può essere simile a me. Mini filmati che raccontino realtà che comunque qua ce ne sono, non solo food, ma noi abbiamo la Wellness Valley, abbiamo la Food Valley, abbiamo un sacco di cose e vendibili alle aziende, e quello poi è la parte che ci interessa, nel senso che... Quindi ti immagini quasi un prodotto, un progetto che nasce già con il contributo delle aziende, un brand entertainment da un certo punto di vista. Okay. L'idea nasce come quella di sostituire la mia figura che, tra virgolette, di artigiano, certo, lavoro face to face tramite un software app, e mi sarebbe bello avere un aiuto da voi con la vostra intelligenza artificiale. Okay. Il progetto nasce per dare la possibilità a delle aziende, in questo caso aziende del mondo dell'hotellerie, di mantenere degli standard che secondo me oggi non vengono rispettati, nel senso che un hotel di un certo livello che ha un servizio impeccabile a volte ha la pecca di presentarsi online e comunicare in maniera un po' superficiale, quindi io non posso pensare che un hotel a 5 stelle con un infinity pool, con una destinazione da sogno, poi si presenti alle persone in maniera errata. Io mamma, io figlia, ci facciamo un regalo che ci unisce. Bellissimo, ok. Secondo me è un legame, però il gioiello lo indossa la mamma. Ok. Tua nipotina, 9 anni, che cosa vuoi mettergli al collo o al braccio o all'orecchio? Nulla, non puoi. La mia domanda specifica è: costruire un'app, a tuo avviso, significa cercare di creare qualcosa che però sia diversa l'un dagli altri, oppure è un'app, come ho visto dal progetto, standardizzata? Ti sei fatta anche un'idea di, diciamo, di là dalla parte un po' più creativa, appunto, di formato, di distribuzione, anche un'idea di budget eventualmente, o sei in una fase ancora embrionale? Mi spaventa di più anche alla luce del fatto di come poi, insomma, ho venduto il libro io, nel senso che comunque un libro, cioè, se lo distribuisci localmente e sei conosciuto, fai presto, cioè a vendere copie. Se lo devi far andare oltre al giardinetto, hai la distribuzione, i distributori, le librerie, ci sono un sacco di cavilli anche burocratici che non ti permettono poi di farlo diventare grande.
proverei ad integrarlo un pochino di più in quello che è l'ambiente digitale di oggi. Quindi faccio un esempio banale: il braccialettino che ti misura, no, durante le tue performance i valori, sicuramente lo rende più accattivante anche dal punto di vista marketing. Ho visto che parlavi della bilancia, no, che ti misura tutti i valori, però non si fa riferimento, diciamo, alla questione ad esempio wearables, no? C'è la possibilità di utilizzare gli iWatch piuttosto che gli smartwatch di Android. Sono contento perché questo spunto è la possibilità di spiegare meglio quello che è il mio progetto. La mia app cosa vuole fare? La mia app vuole creare personalmente con il brand, con l'azienda, studiare insieme quelle che sono i punti di forza, sia del brand ma anche della destinazione, e appunto su questo cercare di costruire una grafica che sia standardizzata per l'hotel, quindi sempre simile, coerente, che aiuti anche l'utente a riconoscersi nelle policy dell'hotel, che però sia personalizzata per quella struttura. Ti posso suggerire, perché ho visto che qualche palestra qua a Milano, ma in realtà credo in tutto il mondo, c'è la possibilità di sostanzialmente di preconfigurarsi l'allenamento attraverso dei video wall che ci sono nelle palestre, no? Quindi tu entri con una tessera, non parli con nessuno, non ci sono coach, e forse questi sono veramente i tuoi clienti ideali, nel senso quelli che cercano di automatizzare il più possibile i processi di vendita del servizio. Crescendo magari il legame sembra perdersi, ci si allontana un minimo rispetto a quando si è piccoli, quindi magari con questo anello ognuno ha la propria vita, non sei più sempre attaccata alla mamma, quindi non lo so, pensavo a una linea appunto che fosse già li comprano, però non c'è quell'idea del compriamolo appositamente perché è così, perché c'è questa storia dietro. Hai mai pensato anche magari a un podcast su questa Romagna? Piace un sacco, li ascolto, però adesso tutti fanno podcast, prima tutti facevano, adesso tutti realizzano podcast, quindi è poi più difficile, magari tornare al video è più semplice. Ok. Bene Ezio, dal momento che Brain Back Home ha scelto il Baia Bianca Suite dell'Isola d'Elba per questo tuo nuovo progetto, la cosa che mi viene da dire è che ti aspetto, perché mi farebbe molto piacere condividere insieme a te quelle che possono essere le potenzialità sia della struttura tramite le tue conoscenze, che far conoscere allo stesso tempo l'isola, che la trovo bellissima. Io accetto l'invito e non vedo l'ora di arrivare. Grazie mille, ci vediamo presto allora, ciao! Ciao! Vediamoci, ragioniamoci un attimo, io ne parlo anche con il mio team di sviluppo, che sicuramente farà dei ragionamenti lato tecnologico, quindi come approcciare, diciamo, dal punto di vista informatico un progetto come il tuo, e poi ci ragioniamo insieme. Spero di collaborare con voi presto, grazie mille per la disponibilità. Ci aggiorniamo al più presto. In bocca al lupo. Analizza meglio la cosa, il tuo progetto. L'hai scritto il tuo progetto? Sì, ho fatto un progettino. Perfetto. Dacci sopra, beh, in profondità, c'è che competitor. Tu viaggi molto per l'Italia? Vai nelle gioiellerie, entra in gioielleria, guarda quello che è il pubblico, prova a capire fasce prezzo e dai Debian, da Internet, mettere insieme quello che può essere un percorso di tue idee di gioiello, e poi vieni a Milano. Ti dico, questo progetto mi sembra che proprio centri bene questa idea di essere un contenuto interessante su un territorio estremamente interessante, e anche con chiaramente un abito, quello del food, che oggi insomma tu mi insegni, esatto, è sicuramente top of mind di tutte e di tutte le persone. Bene, Veronica, cosa facciamo? Ci vediamo a Milano? Dai, grazie mille, ci vediamo presto, va bene, ciao, grazie. Ciao Manu, come stai? Ciao Andre, c'è che prendere il passaporto al chiodo, ormai soffro troppo il jet lag, sono diventata vecchia. Ma ti sono mancato? Ma un pochino, mi è mancato il mio compagno di avventura, però non te la credere troppo adesso. No, no, no. Senti, io invece stavo pensando un'altra cosa, ma se partecipo l'anno prossimo a Brain Back Home come concorrente giovane imprenditore, mi butto lì. Non sarebbe male come idea, magari te la trovi un lavoro vero, eh? Bravo. Sono l'amministratore delegato di IAM 11 2000. Rifacciamo, scusami. E tutte quelle che sono iniziative digitali.
mi sono perso. No, vabbè, infatti... si sgridano. Mi sgrida mia madre, mia figlia, mia moglie, tutti mi gridano. Ci senti, Andre? Ci sono? Yeah. Aspetta, perché ora la penso. Vai, guarda là, qualcosa per guardare, non qua. Ma ti devo guardare per forza io? Perché sono nata qua e la cosa... Non mi piace un c***o. Sarebbe molto meglio se tu potessi venire a trovarci qui. Vaffanbagno, che palle. Ma vabbè, perché vabbè, adesso vabbè. È così? Sei allora andava bene quello di prima. Io mi impallo ora perché me lo dovete dire.